Dunque, Catanzaro Frattese, una brutta sconfitta della Napolis. Non si capisce bene ancora se il Catanzaro sia una grande squadra o la Napolis ha trovato una sua giornata nera. O ambedue le cose, Nello. Ma bisognerebbe vedere la partita, perché a volte questi risultati così rotondi non sono proprio lo specchio di come è andata la partita. Qualche volta capita che la squadra che è in svantaggio si riversi in avanti, costruendo anche tante palle gol. E poi in contropiede nel finale, perché naturalmente si deve rischiare, ci si sbilancia, prende altri gol. Quindi, oppure ci sono degli episodi, ma si dovrebbe vedere complessivamente la prestazione per capire se il Napolis è così incappato in una giornata negativa o se invece ci sono delle difficoltà strutturali. Benissimo, allora parliamo di un'altra campana che ha avuto quattro gol tanti da un'isola di Liri, da un'isola Liri molto 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 giovane. Va bene che è la bestia nera perché contro l'isola Liri la Versa non ho Non capito riesce a perché perde vincere, sempre, come sempre perde vince. sempre, sì. Però 4-0 è un po' pesantuccio, no? Ma anche qua, come dice il mister Di Costanza, bisogna analizzare la partita. Vedi, domenica scorsa la Versa ha vinto contro una squadra candidata alla vittoria del campionato, che è il Perugia. Oggi perde contro una squadra di ragazzini, cioè, anche se è allenato da un ottimo allenatore. Però comunque ha una rosa molto giovane e bisogna vedere un attimo com'è andata la partita. Probabilmente ci sarà qualche espulso, qualche cosa che non, qualche episodio negativo, perché prendere quattro gol da una banda di ragazzi. È vero che poi c'è anche, se allestisci una squadra di ragazzi che corrono, poi, e io ne so qualche cosa perché con una squadra di giovani a Giuliano abbiamo sfiorato il playoff per 3 volte consecutive. Quindi poi sono sempre le sorprese che a inizio campionato non conosce e quindi ti possono far male, quindi bisogna vedere. Però, ripeto, se non ci può essere una vittoria importante domenica scorsa e una sconfitta così sonora, quindi qualche cosa probabilmente sarà capitato, perché ci sarà qualche episodio che ha segnato la gara. Va bene, allora parliamo un attimo della tua provincia di Salerno, la Paganese, provincia di Salerno, no? Pagano. Vabbè, no, voglio dire, provincia di Salerno. E primo in classifica, caso molto strano perché nessuno si aspettava Con quest'esploit. Gianluca Grassadonia, che ha fatto pochi anni fa il corso allenatori con noi, è stato un ottimo calciatore, un ragazzo serio che si impegna e che tra l'altro fa pochi proclami, fa bene a fare pochi proclami e a lavorare, come è giusto che sia, poche parole e possibilmente molti fatti. La Certo. Paganese è sempre stata una società molto simpatica, una tradizione calcistica che è remota nel tempo, come d'altra parte molte società dell'agro nocerino sarnese, la stessa Nocerina. Ci sono state le vicissitudini societarie di questi ultimi anni che hanno investito Salernitana, Cavese, Paganese, Nocerina e tutte le altre, ma chi non hanno investito? Purtroppo anche la società che il presidente Pozziello per tanti anni ha portato avanti in modo davvero encomiabile ha avuto i suoi problemi. Il calcio, che una volta si chiamava semiprofessionistico, e che forse c'è una tendenza al ritorno al semiprofessionismo, non sarebbe del tutto sbagliata, perché d'altra parte al nord è già un autentico semiprofessionismo, e lo sappiamo bene. Comunque, il calcio se cosiddetto semiprofessionistico già definito tale, ha attraversato e attraversa ancora un momento terribile. La Paganese è una società simpatia, mi fa molto piacere che stia andando avanti. Speriamo che finalmente si assestino le nostre società campane, tutte, dal Napoli al Giuliano, al Sorrento, alla Juve Stabia, alla Nocerina. In questo momento ce ne sono alcune come Juve Stabia e Nocerina, che sono benissimo e ci fa molto piacere sulla cresta dell'onda. Ma sarebbe il caso che davvero tutte trovassero un loro Sì, ci assestamento, proveranno, Savoia, ci eccetera. proveremo, ci proveremo e tra Comunque la poco. Paganese non è una sorpresa, scusami se Mario, perché è una sorpresa che abbia fatto
una squadra così competitiva, forse, dopo una crisi generale. Va bene. Perché non è qui. Da qua stava fallendo, da quel retrocesso, da qua ha fatto una grande squadra. Certo, da un momento all'altro. È vero. E sta rispettando i programmi fino a questo sarà momento. Entrato perché, qualcheduno, no. Sarà entrato qualcheduno che l'ha sponsorizzato, non si può spiegare diversamente. Allora, tu hai seguito l'Arzanese per diverso tempo, no? Quest'anno invece la segue un altro collega. Oggi è stata una partita rocambolesca, sì, però ne parleremo tra poco, dopo un po' di pubblicità.